Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostriamo le ultime voci del menu di My Discovery. Nel video precedente abbiamo parlato di prestiti e segnalibri, in questo video parliamo di impostazioni e assistenza. Il sottomenu di impostazioni dati account l'abbiamo già visto nel primo video quando abbiamo parlato di cambiare la password. Qui trovate appunto i vostri dati, in quale lingua volete ricevere le comunicazioni. Qua potete impostare una breve biografia, due righe per presentarvi, e questa è la biografia che verrà mostrata sul vostro profilo pubblico. Qui potete scegliere un'immagine da usare come avatar per il vostro profilo pubblico, selezionandola dal computer o caricandola dal web. Potete scegliere la vostra biblioteca preferita, cambiare la password e cambiare le impostazioni del vostro profilo. In questo modo il profilo è pubblico. Potete decidere di usare degli altri nomi per essere identificati anziché il vostro nome e cognome, e in questo modo il vostro profilo è privato, deselezionando questa casella e schiacciando invio. Nel sottomenu contatti avete i vostri contatti, quelli che avete lasciato quando vi siete iscritti alla biblioteca, e potete modificarli o eliminarli. Vi suggeriamo di tenere d'occhio questi contatti quando appunto ne cambiate qualcuno. In special modo l'indirizzo email è importante, perché è il modo più facile per farvi arrivare le nostre comunicazioni, soprattutto tutti i preavvisi di scadenza, i solleciti e tutte le comunicazioni che arrivano dalla biblioteca. Nel menu assistenza avete invece questa voce, contatta la tua biblioteca, che vi consente di mandare una richiesta direttamente alla biblioteca senza bisogno nemmeno di scrivere un'email. È sufficiente scrivere un oggetto, una domanda e cliccare invia. Ci arriverà un'email a cui risponderemo nel più breve tempo possibile. Vi diamo appuntamento al prossimo video per esplorare ulteriori funzionalità di BiblioClick.